Il ruolo del terzo settore, una realtà che vede coinvolti vari soggetti protagonisti, il ruolo delle istituzioni. Qui questa mattina abbiamo visto il ruolo dell'università, degli enti ecclesiastici e quant'altro, quello delle istituzioni. Un'azione coesa, sinergica. Serve mettere insieme i vari attori istituzionali, regione, enti locali, camere di commercio, fondazioni, sistema delle imprese, università, per provare a ridurre le distanze di una società che diventa sempre più diseguale, e quindi da questo punto di vista oggi più che mai è necessaria una politica di inclusione sociale e una politica che riesca a coniugare gli elementi del non profit con il profit in un tutt'uno per tentare di mettere in rete esperienze differenti, ma che possono essere utili ad accorciare le distanze in una realtà sempre diversa, ma sempre più lontana da persone che si sentono escluse. Viviamo in una società che io definisco degli arrabbiati, dove spesso e volentieri sui social si scrive generando anche pericolosi teoremi, e da questo punto di vista la risposta qual è? La risposta è appunto accorciare le disuguaglianze, la risposta è mettere a disposizione la ricchezza che gira nel mondo, e quindi in questo momento parliamo della regione Puglia all'interno della nostra regione, creare sviluppo, creare occupazione per accorciare appunto quelle disuguaglianze. È un obiettivo prioritario che noi proviamo a mettere in campo. Sul tema sociale abbiamo già fatto due bandi tra ottobre e novembre, Puglia Sociale, Capitale Sociale, e quello per le cooperative di comunità. Ne stiamo per mettere un altro con una dotazione di 30 milioni di euro per quanto riguarda l'investimento nel sociale di tutte le azioni, di tutte le imprese che operano nei vari settori, mettendo insieme fondi FESR e fondi FEAR, e quindi da questo punto di vista noi pensiamo di riuscire sicuramente a dare risposte opportune oggi più che mai, ma anche con azioni che stiamo provando ad introdurre, come la rivisitazione del reddito di dignità che la Regione Puglia, il RED, ha già messo in campo alcuni anni fa, per rispondere a delle lacune che invece il reddito di cittadinanza ha provocato, o allo stesso tempo misure importanti come quelli di introdurre nel campo sempre dello sviluppo economico nuove politiche che possano produrre il sostegno alle imprese che determinano creazione di occupazione. Penso ad esempio alla misura sull'innovazione che abbiamo prodotto, penso a InnoAide, ma penso anche al Tecnopolo per la medicina di precisione, dove riusciamo a mettere insieme sviluppo economico, ricerca e innovazione, ma anche il settore sanitario e l'aiuto sociale. Insomma, una regione che è attenta, che ha molto da dire su questo livello, sul no profit e sul sistema della sussidiarietà, ma che nello stesso tempo è pronta, l'ho anche affermato oggi, pronta a recepire sollecitazioni, suggerimenti, proposte dal variegato mondo che si confronta insieme a noi.